Fatele scendere che mi inquieta questa cosa. Grazie al corpo di ballo della scuola di ballo Danzando di Arianna Milazzo, siete state splendide, grazie. Rimanete con noi, teneteci compagnia nel corso della puntata. Prego, grazie. Iniziamo con queste belle ballerine, con questa coreografia. E dopo questo momento così gioioso, ci ritagliamo un piccolo spazietto per la riflessione e forse per sperimentare un po' di sana nostalgia. 20 anni di mille voci, siamo arrivati alla 20ª edizione, in 20 anni ne sono successe di tutti i colori. Negli ultimi anni abbiamo vissuto anche delle perdite importanti nel mondo della musica leggera in generale e soprattutto nella famiglia di Mille Voci. Uno per tutti che vogliamo omaggiare oggi è Gianni Nazzaro. Gianni Nazzaro ha condotto Mille Voci, è stato ospite di questa trasmissione, un grande amico di Gianni Turco, grande amico di tutti noi. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo e in occasione di uno speciale, di un Daft & Friends. Lui è stato così gentile e carino a duettare, a darmi questa possibilità di fare questo duetto con lui. È stato un momento che noi abbiamo vissuto con grande emozione ed ogni volta che rivediamo quel video ci commuoviamo, quindi abbiamo pensato di utilizzare proprio quel video di quella canzone che si intitola I grandi sentimenti per ricordare un uomo che ha cantato i grandi sentimenti con una splendida voce. Un omaggio a Gianni Nazzaro. E navighiamo in mezzo all'universo, tra verità nascoste, cercando un po' d'amore. Sopra gli appunti disegniamo i fiori, distratti ricalcati, mentre guardiamo fuori. Siamo aggrappati all'immaginazione. Il futuro si perde tra le cose passate e i grandi sentimenti tardano ad albeggiare. Sono così lontani dalla vita, dalla vita. Ancora indefinita. Io ti ho cercato pure questa sera, in una fiaba antica, sapessi che fatica. Ci siamo persi dopo la tempesta, forse perché l'amore a volte dice basta. Il nostro viaggio tocca l'illusione, ma se il cuore è sincero si riparte da zero. E i grandi sentimenti tornano ad albeggiare, prendono per le mani questa vita ancora indefinita. E i grandi sentimenti partono all'improvviso quando ci abbandoniamo ad un sorriso, un sorriso, amore su
viso. Amore sul tuo viso. Brava! Non posso piangere che mi cola il trucco, però ci stava tutto. Grazie, è stato veramente un bel momento e un grande, grandissimo onore. Ciao. Gianni Nazzaro! Franco Fasano a mille voci. Ciao, ciao. Ciao. Ben trovato. Si è inventato questa cosa che io comincio, tu te la ricordi e poi la facciamo. Sì, sai cosa stavo pensando, Franco? Proprio dopo questo momento così emozionante, no? Di ricordo di Gianni Nazzaro, stavo pensando a quanto la televisione, l'arte, renda immortali, no? Per cui poi, e la musica in qualche maniera renda un po' immortali, vada oltre i confini dello spazio e del tempo. Ma Gianni, così come tutti quelli che ci hanno lasciato, ma rimangono dentro di noi, a parte il fatto che noi li abbiamo anche conosciuti come persone. Gianni era una persona strepitosa. Tra l'altro, una delle sigle di Mille Voci gliel'avevo proprio scritta io insieme a Berlincioni, Cambierà. Si cambiava. Quindi si c'è chiamava. Una collaborazione che è durata nel tempo. E poi mi ricordo, e questo devo dire grazie ancora a Gianni Turco, quando decise all'improvviso di dedicarmi uno special e si mise proprio a pianoforte, sembrava che ce l'avessero scritto gli autori, invece quello special nacque da una grande stima reciproca e grazie per avercelo fatto vedere nella sua grandissima interpretazione di questo pezzo bellissimo. Sì. E colgo l'occasione per ricordare che tutti coloro che vogliono vedere i video di Mille Voci, lo speciale di Franco Fasano, potete trovare tutto sul canale YouTube di Mille Voci, quindi anche rinverdire un po' questi ricordi di questi bei momenti. Sì. E a proposito di bei momenti, noi con Franco parliamo sicuramente dei bei momenti legati alla sua carriera, per cui ai suoi dischi, ai suoi canzoni, al suo libro che è Io Amo, di cui abbiamo tanto parlato anche qui a Mille Voci. Un libro che parla delle sue esperienze al Festival di Sanremo, sì. No? Prima come aiutante fotografo del papà esatto. E poi in realtà come autore e come cantante. Sì, questo ha proprio ha un titolo, il capitolo che c'è nel libro, è il titolo proprio di questa canzone che si chiama Vieni a stare qui. Fu un anno importantissimo perché tornò l'orchestra. E quindi era una... E tornò, non però, pensa, né al Casinò e né all'Ariston. Lo abbiamo fatto, quel Festival di Sanremo, a un palazzo dei fiori, a un mercato dei fiori vicino Sanremo, ad Armaditaggia quasi. E tu cantasti Vieni a stare qui. Questa canzone che... Vieni a stare qui, che per me è importante. Aspettavo te per sentirmi grande e per non spendermi inutilmente. Vieni a stare qui, non portare niente. Vieni e troverai quotidianamente quello che hai cercato sempre. Diventerai il mio riferimento. Come un'alba che per me
tramonto. C'è un'orchestra in prova. Romantico, intimo. Sì. Ora, tu hai presentato questa canzone a Sanremo come cantante, ma tu i Sanremo in realtà poi sei, li hai vinti anche come autore, ne hai vinto uno come autore, uno ne hai vinto come autore. Però, ah, guarda, molti li hai vinti solo per quanto sono diventate famose le canzoni che hai presentato al Festival di Sanremo come autore, Io amo, Mi manchi, e poi un festival come autore tu l'hai vinto davvero. Certo, era l'89 e fu un duetto più unico che raro, insomma, perché cantarono quella canzone insieme solo in quell'occasione e fu un grande successo che Ti lascerò. Ma ora vedi, sarebbe una cosa proprio carina se noi avessimo un duetto, no? Nel senso che un duetto è lui canta lui, lei canta lei. Cioè, fra, io la so la canzone, non so come dire, capisci? Cioè, io vengo preparata. Cioè, allora, proviamo, io... cioè, proviamo nel senso che la facciamo così. No, facciamo un... Allora. Io faccio più in fretta, così arriviamo subito a dove devi cantare tu. Ti lascerò andare io che non ho avuto mai il privilegio di poterti trattenere. Dai. Così potrai viaggiare in quei sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche cantare, ti lascerò. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il suo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò, no, ti lascerò, e lascerò i tuoi sorrisi, la voglia di scoppiare ed il tuo orgoglio lo lascerò vagare. Ti lascerò vivere, ti lascerò vivere, ti lascerò. Brava. Ma che onore! Ma bravissima. Che onore e che emozione! Vedi, le cose non bisogna provare. Non bisogna provare. Così, all'impronta è stato bellissimo. Grazie Franco Fasano. E visto che adesso mi devo riprendere dall'emozione, un minutino linea al Turco. Eccoci tornati in onda, beccata mentre stavo conversando con una cara amica di Gianni Turco e di Mille Voci, Lorenza Bettarelli. Vieni con me.
Lorenza canta la bella musica delle grandi cantanti della musica leggera italiana e oggi un brano importante. Iniziamo questa 20ª edizione di Mille Voci con Amore, unico amore, Lorenza Bettarelli. Grazie. Dove non ho più parole, inizi tu. Dove comincio a stare bene, dove mi sembra di volare e non tornare giù. Amore in tutti quanti i sensi, amore mio. Amore figlio di altri tempi. Amor dal cor che si commuove, amore, amore, amore mio. Non so quant'è che io ti cerco e neanche so se ti ho incontrato, perché è difficile capirlo quando qualcuno è innamorato. Amore senza fine, amore libero, così bugiardo e così vero. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile padre padrone della nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, che aspetti a stringere braccia. Amore mio, dove non tramonta il sole esisti tu, dove tutto può accadere, dove la via fra il bene e il male non si distingue più. Ti avevo perso, ti ho maledetto e ti ho sognato, ho alzato i pugni contro il cielo, però ti ho sempre perdonato. Amore ad ogni costo, amore inutile, ma dillo ancora che ci credi. Possibile padre padrone della nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento. Amore unico, unico amore. Lorenza Bettarelli a Mille Voci, grazie, è sempre un'emozione sentirti cantare, grazie Lorenza. Bene, di emozione in emozione, continuo a presentarlo dicendo io c'ero, lui lo può affermare con certezza, perché lui 20 anni fa c'era e c'è anche oggi, Daniele Sinasce! Eccolo!
Come stai? Bene, sono felicissima di averti qui anche in questa puntata. Tu sarai un compagno di viaggio costante, non potevi mancare alla 20ª edizione di Mille Voci dopo aver aperto già la prima, quindi ma no, potevo mancare senza io. Di te non si poteva non fare. Si può, non perfetto. Si può, non si può, non si può. Assolutamente. Io hai aperto questa bellissima puntata dedicando questa immortalità alla musica, hai dedicato questo bellissimo pensiero. Io vorrei oggi cantare una canzone che è il simbolo della libertà, perché poi tutto sommato le canzoni quando diventano immortali diventano il simbolo della libertà. Assolutamente. Infatti, quale simbolo più rappresentativo del cielo? Adesso cantate con noi, voi qui aiutiamo il nostro Daniele, che ha bisogno d'aiuto. Ma che c'ho pure una certa, perché no, dopo vent'anni... Ma è spontaneo, 20 anni. Perché tu canti queste canzoni che tutti conoscono e tutti ti veniamo dietro e ti facciamo il coro. Assolutamente. Daniele si nasce con il cielo. Grazie. Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le bruciate già, la mia vanità è la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. E quanta violenza sotto questo cielo, un altro figlio nasce e non lo vuoi, amalo, gli spermatozoi, l'unica forza tutto ciò che hai, ma dimmi, ma che uomo sei, ma che uomo sei? Se non guardi Mille Voci. Grazie. Il cielo. Il cielo. Sono le emozioni che si vivono da 20 anni a Mille Voci. Grazie a Gianni Turco. Grazie a te, grazie a Daniele Sinasce. Grazie a questa bellissima famiglia. Un grande. Grazie a tutti. Grazie. No, qui. Grazie, grazie a tutti voi che ci seguite, grazie a voi invece che siete qui in studio, che state rendendo questa edizione speciale. Perché è speciale? Perché
ci siamo un po' costruiti questa 20ª edizione raccogliendo un po' le persone che hanno fatto la storia di Mille Voci, come avete visto con Daniele, Franco, e poi c'è anche lei. Lei che è stata un personaggio storico per Mille Voci. Sto parlando di Stefania Cento! Troviamo un microfono, aspetta, lo prendo io, tranquilla, ecco qua. Noi facciamo tutto, vai, bello della siamo diretta, di rosso. Okay. Buonasera, grazie Daphne della presentazione. Sei bellissima. Splendida, guarda, è tutta brilluccicosa, una come miss sei? Proprio brava. Brava. Giovanni, si vede la pancia, no? No. Vabbè, no, perché ogni tanto carità. Dice che sei ingrassata, dai, lui è carino. Vabbè, no? Cioè, molto... Allora, abbiamo il disco da promuovere, le canzoni di Stefania. Questo è il CD che abbiamo fatto insieme a Gianni Drudi qualche anno fa e ovviamente il titolo è Io No, ma nell'ambito di questo CD c'è questo brano che vi presento oggi che si chiama Attimi, che è molto molto bello. Alla 20ª edizione di Mille Voci, Stefania Cento con Attimi. Grazie. Panchina di una lunga via, portami nella cantina dove sono stata tua. Attimi, mia madre che mi richiamava, e poi amore baciami, ti prego non lasciarmi mai. Se mi raggiungi sono tua, lo sai. Attimi, vorrei un figlio che somigli a te. Amore, amami e resta sempre insieme a me. Il tempo corre.
quanto mi è piaciuto che ti sei avvicinata proprio prima della frase siamo ragazze alla nostra età. Brava! No, però ho detto anche un'altra cosa. So che vado fuori Luce Turco mi sbrida, però va bene. Il bello della diretta è questo. Era bella però la però posso farti un riferimento. Una confidenza. Sei bravissima. Perché a condurre questa realtà qua, noi ci siamo passati e Gianni e anche Franco lo sa, è difficilissimo perché tutto in diretta, al momento cambi le cose eccetera. Grazie. Io ne so qualcosa. Lo so, ecco, lo so. Per cui complimenti veramente bravissimo. Grazie Stefania Cento. Grazie. Bello, che bei momenti, io non so, noi viviamo veramente delle emozioni, io dico sempre, ma spero proprio che anche voi a casa sentiate questa armonia che sentiamo noi qui. E andando avanti in questa puntata abbiamo, continuo a chiamare tutti parte di questa famiglia, un altro membro di questa famiglia, della grande famiglia di Mille Voci, che è Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne. I tuoi brani sono brani della musica leggera italiana, oggi ne rispolveriamo uno di qualche anno fa. Allora, è La spada nel cuore di Little Tony, questa è la versione di Little Tony perché all'epoca cantavano in due, no? C'erano due artisti che cantavano la stessa canzone a Sanremo e questa è stata l'altra la versione di Patti Bravo, okay. Questa è la versione di Little Tony. Quindi esatto. Facciamo un applauso, un ricordo al grande Little Tony tramite la voce di Domenico Bartolomeo. Grazie. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento più bella, adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. La pioggia, ancora col sole, tu vedi chi nasce e chi muore per te. Sei cambiata, ti sei illuminata, è simpatia, non era vero, io sono tua, non era vero. Che il vento ti allontana da me.
Grazie. Domenico Bartolomeo con noi a Mille Voci, grazie. Grazie a te. Grazie Daphne. Domenico. Un altro gradito ritorno a Mille Voci. Io vi ricordo che Mille Voci potete guardarlo, ascoltare la musica, vedere i video sul canale YouTube di Mille Voci. E come sapete YouTube è una piattaforma mondiale, quindi in tutto il mondo possono ascoltare e vedere Mille Voci. E lei infatti ci viene da fuori per fare Mille Voci e canta in francese. Cathy Wagner! Per me, grazie! Allora, il disco di Cathy, ve lo faccio vedere, ci sono qui tantissimi dei suoi successi. Ospite di Mille Voci già, eccoci qui. Allora, Cathy è ospite a Mille Voci già da qualche anno, in questa 20ª edizione ci tiene compagnia nel corso di tutte le puntate, splendida, brilluccicosa, sempre sorridente, io trovo veramente il tuo sorriso splendido, una bella persona. Lei comprende l'italiano, fa ancora un po' fatica a parlarlo, ma sì, ci stiamo organizzando per allenarci un po', sì. Ok? La canzone di oggi, il brano si intitola... D'une seule voix. No, no, ridillo. D'une seule, voix, che yes, significa ad una sola voce. Sì. Ok? E se ho letto bene la traduzione, è un brano che riguarda il fatto di cercare di unire gli uomini in un momento difficile, anche come quello della guerra, delle lotte tra gli uomini, sotto un'unica voce che dovrebbe essere la voce dell'amore e della pace soprattutto. Sì. Sì. Quindi un bellissimo augurio con questa splendida canzone di Cathy Wagner. Grazie. D'une seule voix en un pays. L'amour pour seule bannière, tous en paix d'une seule voix pour une vie sans frontières. La paix vole en mille éclats entre terreur et violence. La guerre au bout des doigts, c'est l'horreur qui avance. C'est dans l'écho du passé qu'on trouve la souffrance des femmes, enfants violés dans les de cris dans la passion, s'aimer dans le respect. Plus de haine, nos religions seront fraternité. L'éternel pleure jusqu'au sang. Quand s'entretuent les enfants de ces hommes sans couleur, d'un monde qui se meurt. D'une seule voix en un pays, l'amour pour seule bannière. Yeah.
Steve Arnaud, una canzone scritta addirittura per l'ONU per inneggiare alla pace, quindi complimenti, è stato veramente un'emozione ascoltarti cantare e anche il tuo cuore grazie batte mille. Forte quando canti questa canzone. Grazie, grazie a te. Cathy Varnà! Grazie a voi. Beh, il bello di questa trasmissione, di questo programma, è che si riconoscono delle persone veramente belle, perché oltre a essere dei bravi artisti sono veramente delle belle persone, quindi sono onorata di aver avuto questa possibilità in tutti questi anni. E lui è il cantante che vi sto per presentare, è un'altra di quelle belle persone che mi ha fatto piacere conoscere, ha presentato addirittura Mille Voci Napoletane, sto parlando di Nunzio Milo! Allora, abbiamo un microfono per Nunzio, chi me lo... Vai. Il blu? No. Ok. No, aspetta, 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 facciamo cambio di microfono perché questo è per te. Ecco qua. Facciamo tutto. Sì, tutto così, in diretta. Sai, noi siamo molto in famiglia qui, un po' tutti, quindi va bene così. Allora, Nunzio, un piacere ritrovarti qui a Mille Voci. Piacere mio. Ben trovato, sempre splendido, e complimenti. Molto gentile. Nunzio ha una voce molto calda, ha una bellissima estensione vocale e canta la canzone che piace al turco, la canzone in lingua napoletana. Quindi io dico sempre che quei cantanti che sono ospiti a Mille Voci e cantano in napoletano sono stati selezionati tra tantissimi cantanti che si promuovono per poter partecipare, il turco, quelli che cantano in napoletano, li scarta quasi tutti. Adesso deve avere il coraggio di dire che non è vero. E li scarta quasi tutti perché lui vuole che la canzone napoletana sia cantata con una certa eleganza. E quindi adesso sarete d'accordo con me che Nunzio Milo è un'ottima scelta perché canti veramente in maniera elegante. Facciamo un grande saluto anche al papà di Nunzio Milo che pare che ci segua sempre. Papà Antonio. A papà Antonio, in modo particolare, che pare essere un mio fans, quindi capisci che me la sto cantando. No, è un tuo ammiratore. Mio ammiratore, meno male, per fortuna. Quindi tanti saluti, ci canti una canzone bellissima che è proprio decore, che è Tu sei una cosa grande. Ah, poi se mi guardi e lo dici capisci che è spettacolare. Nunzio Milo. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me, ma non amore così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, sicura tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché e di là una volta sola, sicura tu stai tramanda. Mi fa innamorare una cosa che se tu guardi a me, ma non amore così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando tu guarda così, sicura tu ti senti morire, non mi dici
che è di là, la volta sola, sicura, tu stai tremando. Una cosa che in un altro avuto mai, non bene così, così grande, così grande, così grande. Grazie, da. Mi hai dato ragione su tutta la linea. Bravo, grazie Nunzio Milo. Grazie. Grazie, a te, grazie mille. Grazie. Grazie Nunzio. Bene. Ora voi dovete sapere che quando ci si incontra qui a Mille Voci ci si mette anche d'accordo a mia insaputa. Ora, noi questa è la puntata della canzone napoletana, perché noi abbiamo avuto il cantante napoletano e adesso abbiamo la cantante napoletana. Un gradito ritorno dopo tanti anni a Mille Voci di Anna Calemme. Eccomi. Bentornata Anna. Grazie. Dicevamo, sei stata ospite a Mille Voci 2009, 2010, 2011. Quindi insomma hai fatto un po' di Mille Voci, sì, di sono passati un po' di anni, un'altra delle fortunate selezionate dal turco che può cantare in lingua napoletana qui a Mille Voci. Va bene. Dopo aver fatto una tournée anche all'estero, sei stata negli Stati Uniti. 7 anni, ebbene 7 anni negli States, però mi siete mancati tantissimo. Quindi siamo e anche contenti. Tu Gianni, che sei lassù. E io ti sento ogni tanto. Siamo contenti di riaverti qui. Quando grazie, dico grazie che a si voi. Mettono d'accordo a mia insaputa, mm-hmm. è perché ho sentito origliare anche, mm-hmm. lei faceva i segni alle ballerine, perché la canzone che lei va a cantare è una canzone sì. abbastanza coinvolgente. Infatti guarda la mia mise proprio da napoletana. Da vero? Napoletana, con una canzone proprio che è un altro, un classico della canzone napoletana che è... Che è? Dillo tu. A Città e Pulcinella, spero di averla pronunciata bene. A Città e Pulcinella. E quindi, Anna, ragazze, divertitevi, venite divertiamoci a fare insieme. Compagnia a Anna e ce la balliamo tutti insieme. Sulla tega sinamica e te porta per quartiera da sole non si vede, ma se vede tutto riesco e sarà bene funesto e capisce com'è bella la città e pulla Chanel, com'è bella la città e pulla Chanel, com'è bella la città e pulla Chanel. Mi dispiace solamente all'orgoglio che sta gente, se mortifico ogni giorno per una manica fatiente, che non tiene la coscienza e non tiene la rispetto, come fa una figlia suona quando sera rindolietta, 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 quando sera rindolietta, 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 quando sera rindolietta, o tu porta a Margellina, se la cara tiene fretta, verso le 5 la mattina, quando il traffico permette, che ha permesso tutto cosa, ma perché che non diritto, ma perché se sempre fatta, è soltanto per dispetto, per dispetto, per dispetto, è soltanto per dispetto, per dispetto, per dispetto, è soltanto per dispetto. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente, se mortifico ogni giorno e non ci metti in scuola, e nessuno può fa niente,
e ci su gamma caramella, come dolce e come bella, a città e pulle cenella, come dolce e come bella, a città e pulle cenella, come dolce e come bella, a città e pulle cenella. Fisarmonica che avete sentito e dei cori Pesaturo, la fisarmonica numero uno al mondo, quindi lo volevo ringraziare veramente che di cuore. Che bella collaborazione, sì, è vero, bellissimo, è vero. Arrangiamento, grazie a Città di Pulecenella, Anna Calemme, grazie al corpo di ballo che si improvvisa in questi momenti con i nostri artisti, perché qui improvvisiamo tutto, improvvisiamo col pianoforte, le canzoni, adesso continuiamo a improvvisare con Gianni Drudi. Questi si prendono di invidia. Hola! Buongiorno, buonasera. Ciao ben Gianni. Ben trovato, Gianni. Come Drudi, state? Altra figura storica di Mille Voci. Hai presentato Mille Voci, sì, hai sì. cantato a Mille Voci per tanto tempo, scrivi. Da quanti anni Gianni, non mi ricordo, 2006-2007 mi sembra. Beh, dal 2006. 2006, la memoria storica di Mille Voci. Eravamo dei ragazzi. Eravamo dei ragazzi. Era. Tu rimani un ragazzino, Gianni, sempre allora, così, anche perché la musica che scrivi la musica è una musica aiuta, che mantiene giovani, allora, no? Io ti ho portato questo CD con i balli di gruppo, in primis ci sono Boro, i Los Locos, i miei amici dei Los Locos, ecco. Con Boro Boro. Invece canterò un'altra canzone sulla scia dei miei vecchi successi, dal ballo del pinguino, pinguino baci, e poi c'era ciappa la gallina, ciappa la gallina, ciappa la gallina, coccode. Allora, oggi invece facciamo Baila la vita. Baila la vita con Gianni Drudi. È il vagito di un bambino, la vita, la vita ti fa il pieno di emozioni ed è in tutte le canzoni, la vita, la vita è quel viaggio organizzato che ti lascia senza fiato, una pista e tanta gente in un ballo divertente.
sociale che si possa frequentare la vita. La vita. La lezione più importante, anche se non studi Dante, la vita. La vita. È peccato ed innocenza, è perdono e penitenza. Non accetta distinzioni, tutti pecore e leoni. Hai fatto ballare tutti noi, bello, quindi riesci bello, a far ballare proprio tutti. No, no, adesso non è vero, si è visto, non so se si è, l'avete visto. Allora, sono... allora Fabio, sì, Franco ha ballato seduto, sì, con Stefania che cercava di convincerlo a ballare ma non c'è riuscita, e io che lo faccio apposta, e quando ci sono questi momenti di ballo vado da Riccardo che avvampa e che... non essendo ripreso dalle telecamere suggerisce piano piano e dice non sono capace e fa... dice non sono capace e io lo faccio apposta, quindi appena siamo capitato che c'era da potersi alzare e muoversi io sono andata, lo so, infatti si vendicherà in qualche modo nel corso di questa edizione. Comunque grazie. Grazie a voi per la partecipazione e grazie a Gianni per questi momenti così di festa che continueranno, quindi mi raccomando, seguite le puntate di questa edizione di Mille Voci. Ora io sbaglio anche perché mi faccio coinvolgere dall'emozione, no, dalla festa, e poi mi scordo quello che succede, e mentre stavamo ballando Riccardo, che io mi dimenavo e sudavo, mi guarda e mi fa, ma non è che dopo tocca a te? E io che lo guardo terrorizzata dico, ups, mi sa che mi devo fermare, se no non riesco a cantare, ed è vero, infatti adesso tocca a me, ecco. Ah, Vieni, riusciamo a... Non so se... Non è normale. No, non riesco a farti... non so se riusciamo a farti... C'è l'accento... Lei presenta tutti Eccola. Noi in questa edizione, da tante edizioni. Okay. Posso presentare io te, Vai, per favore? Alla grande. Cosa canti? Dimmelo all'orecchio. Come è grande un mio amor per voi. Alla Madonna, ma una roba più semplice, l'hai no? L'hai scelto tu, io ti come dovevo fare... Como è grande o mio amor por vosé. Portoghese? In portoghese. Como grande mio amor por vosé. Vabbè, vabbè, vai dietro. Va quella, dietro, vado va dietro. Via. Como è grande o mio amor por vosé. Facile. Dai, vai. Vada vedi Franco, dietro. È il momento adesso della conduttrice ufficiale del 2024 e non solo, che si cimenta adesso nel canto. Adesso mi sono già scordato il titolo, però non ha importanza. Come... con un brano in portoghese... Come o grande o mio amor por si, Daphne Barillaro, quasi.
eu teño tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo céu, nem mais estrelas, nem mesmo mar, é o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Grazie, grazie. Questa era Como è grande o meu amor por você. Ecco, una canzone di Roberto Carlos molto famosa in Brasile e mi ha aiutato nella pronuncia Giseli Turco, la moglie di Gianni, perché anche lì c'è stato da studiare un po' il portoghese. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento con Mille Voci, di questa nostra puntata, e adesso lo chiamo proprio per farlo cantare, non per farlo ballare, Riccardo Antonelli! Ti diverti, eh? Vabbè. Sì, sì. Però guarda, mi sono divertito. Non è facile far divertire una donna, sai? Quindi voglio dire. Allora. Ah, tu sei bravissimo. Ah, assolutamente. Le donne bisogna farle ridere. Assolutamente. Ricordatevelo, sì. Che gli uomini magari vogliono. Non proprio. Ma insomma, non proprio. Allora, dunque. Riccardo, compagno. Senti. Di viaggio di Mille Voci, in questa puntata con cosa concludiamo il nostro appuntamento? Facciamo un omaggio al Dixieland. Che adesso spiegalo per i poveri. Semplificando molto, ma molto, diciamo che è il jazz bianco. Okay. Allora, io ho avuto la fortuna, in gioventù avevo poco più di 20 anni, di fare una tournée con il re del Dixieland italiano, Carlo Loffredo. E quindi a me mi incuriosiva molto, lui vabbè con il suo banjo eccetera, incuriosiva molto la formazione di questa band, che prevedeva la batteria, appunto il banjo e il basso tuba, che prendeva il posto del basso elettrico, e poi una formazione minima di 4 fiati, quindi tromba, trombone, sax e clarinetto.
quindi si andava in giro minimo 7, massimo 12, 14. Era una bellissima esperienza quando la musica si suonava veramente. Assolutamente, assolutamente. Allora, questo è un omaggio, sono tutte canzoni italiane tra gli anni 20 e gli anni 40, riarrangiate appunto in chiave Dixieland. Chiudiamo questa puntata con Riccardo Antonelli. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni voce ascolto, non sei tu, ogni viso guardo, non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuta ed ora so cos'è l'amore, il vero amore, il folle amore. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Sussurra il vento come quella sera, vento d'aprile di primavera, che il volto le sfiorava in un sospiro, mentre il suo labbro ripeteva giuro. Ma pur l'amore è un vento di follia, che fugge come sei fuggita tu. Vento, vento, portami via con te, tu che conosci tutte le mie pene, dille che ancora le voglio tanto bene. Sotto le stelle chiare, forse ritornerà l'amore. Vento, vento, portami via con te. Come delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. A casetta sta il cocchiè, ne ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. E il cavallo sa dove deve andare se c'è una coppietta, solo se ne va senza galoppare, tanto non c'è fretta. Come delizioso andare sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. Passeggiando per Milano, passeggiando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere. Molta gente per la via, molta gente in galleria, gira il tempo in allegria e ti fa felice il cuore. Se puoi venire alla vetrina, pensi allora alla sposina e qualcosa di mia voglia di comprare, ma la spesa ti rovina e una bella cartolina di accontenti di mandare. Passeggiando per Milano, passeggiando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere. Sterra Milano, STRAMILANO. Oi Marie,
oi Marie. Da quel giorno che io t'ho vista ho perduto la mia testa e sai perché? Da quel giorno più non dormo e penso a te. Oi Marie, ho del sonno in arretrato, sono peggio che inguagliato, sai perché? Quando sto per piglia suona i vega a te. Mari, 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 Maria, fammi dormire, fammi dormire, Maria. Con te, solo con te, o solo con te, perché oi Maria, oi Maria, ho del sonno in arretrato, sono vecchio che inguagliato, sai perché? Quando so per piglia suona, quando so per piglia suona, quando so per piglia suoni vega te. Grazie, grazie. Riccardo Antonelli! E venite qui vicino a noi. Voi tutti, venite ragazze anche voi qui per la chiusura di questo altro appuntamento, di quest'altra puntata di Mille Voci. Grazie a tutti voi che avete condiviso con noi questo momento. E quindi adesso, Turco, è arrivato il momento della sigla!